Io vorrei approfondire il doppiaggio e anche interpretare i personaggi, perché il doppiatore è soprattutto un attore. Quindi è anche la mia prima volta ad un festival, che io non sono mai stato ad un festival. E quindi questa è la mia prima volta. Ed è il mio sogno nel cassetto. Il cinema è la mia passione, insieme anche al calcio, che sono napoletano, quindi io tifo Napoli. Mariano ha un sogno, fare cinema. È il Festival del Cinema del Mare, il primo festival cinematografico a cui partecipa come ospite. Si è tenuta ieri la seconda giornata della kermesse cinematografica tranese con ospiti illustri, talk e masterclass su temi quali il mare, l'ambiente, le radici, la sostenibilità e l'inclusione. Un evento nato dal territorio e per il territorio in una visione inclusiva di solidarietà perché fare cinema per il futuro dell'ambiente si può. Ne parla l'ideatrice e curatrice Luisa Colonna. Arrivare alla quarta edizione è veramente un grande successo. Quest'anno sono contenta perché abbiamo acquisito delle partnership internazionali, ma anche delle partner nazionali che hanno dato un respiro veramente più incredibile a questo festival, sposando quelle che sono diciamo, la mission del festival sui temi della sostenibilità ambientale, cinema, mare, radici, sostenibilità d'impresa ma soprattutto tanta inclusione. La mission è quella di sensibilizzare sempre più persone, giovani e adulti, per avvicinarsi al mondo del cinema. Utilizziamo il cinema come un linguaggio comune per sensibilizzare quelli che sono i temi della cultura, cultura intesa come storia, come radici, come linguaggio comune, cultura intesa come massima espressione che possa arrivare a tutti quanti, perché senza un'apertura non ci può essere uno sviluppo nella società. Quindi cerchiamo di abbracciare più temi possibili affinché possiamo attirare un pubblico più variegato.